Secondo i dati Istat, a luglio 2021 la disoccupazione in Italia si attesta al 9,3%. Un'analisi di mercato condotta nel periodo tra gennaio e giugno del 2021 da Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale qualificato, ha rilevato i settori più in fermento, quelli che più degli altri cercano personale. Ecco quali sono, dalle parole di Joel Gallesi, Managing Director di Hunters Group. Secondo uno studio che ha svolto Hunters Group, quindi società di ricerca e selezione di personale qualificato, vi sono tre settori che nel corso del 2021 hanno riscontrato particolare interesse. Prendiamo per differenza l'anno 2020, un anno particolare ma altrettanto significativo. Indubbiamente si conferma uno dei settori trainanti in termini di ricerca del personale l'ambito dell'ICT, quindi Information Communication Technology, un settore che naturalmente, a valle di quello che è un fattore pandemico, ad oggi è realmente fondamentale, perché sono cambiati i modi di lavorare delle aziende, sono cambiati i modi di lavorare da remoto dei candidati ed è cambiato anche la modalità di gestione del management delle aziende stesse nei confronti delle persone. In seconda battuta si conferma un settore molto forte, quello delle energies. Per energies intendiamo sia il settore delle energie tradizionali, quindi del mondo dell'oil and gas, ma altrettanto quello delle new energies, quindi tutte le energie rinnovabili che ad oggi hanno un vero e proprio momento di splendore. In terza battuta ciò un pochino più stupito, ma segue molto bene l'andamento del mercato scorso, è il segmento della logistica, quindi tutto quello che è il mondo delle spedizioni. 5 le figure professionali più richieste. Scopriamo assieme quali sono. Allora, in questo momento le figure professionali più ricercate sono distribuite in modo quasi equo nei diversi settori. Abbiamo una bella conferma nel mondo della progettazione meccanica ed elettrica, ma anche, diciamo così, assistenza tecnica al cliente. Sicuramente, seguendo l'impatto della pandemia, abbiamo avuto un fortissimo sviluppo invece del mondo del customer service, quindi di quelle figure professionali dedicate all'assistenza ai clienti, quindi focalizzate su quello che è una miglioria del rapporto e soprattutto di quella che si chiama customer experience del cliente stesso. Aggiungiamo poi le figure di sviluppatori, sempre ricercate magari su tipologie appunto di esperienze un pochino diverse rispetto al passato, e molto interessanti sono altre due figure. Sono due figure di ritorno, figure che non abbiamo cercato per quasi un paio d'anni, adesso sto ovviamente generalizzando, e sono la figura del project manager. Il project manager è sostanzialmente il capo commessa, colui che vede quindi un progetto in qualunque settore dall'inizio al termine dello stesso. Perché oggi sono molto ricercati? Perché ad oggi, in un momento in cui spesso si lavora anche da remoto, avere delle figure che siano in grado di conoscere il cliente dall'inizio e seguirlo fino al termine diventa realmente fondamentale. E in seconda battuta le figure di sales manager sono le figure commerciali, quelle che per un certo tipo di periodo sono state un po' meno ricercate perché non avevano banalmente la possibilità di tornare ad incontrare i clienti. Oggi invece stiamo tornando in presenza, e questo significa dare maggior valore a questa tipologia di profili professionali. Si guadagna in media nei diversi settori? Do un dato generale. Le retribuzioni dall'anno 2020, se prendiamo in considerazione questi 7-8 mesi del 2021, sono aumentate in tutti i settori di circa il 4,8%. È un dato importante e dobbiamo anche chiederci un pochino il perché. È legato sicuramente a un numero di ricerche molto più alto, quindi questo significa maggior tentativi da parte delle aziende di attrarre i migliori talenti, quindi anche attraverso un approccio retributivo più forte da un certo punto di vista. Sicuramente anche un bel posizionamento medio, quindi io parlerò di un dato medio nei vari settori rispetto a quello che poteva essere il passato. Se parliamo di ICT, le retribuzioni medie comunque non sono altissime, perché comunque vi sono anche molte figure piuttosto giovani che lavorano all'interno, quindi parliamo circa di 43.000 euro lordi annui, sto parlando ovviamente di un salario lordo e non del netto. Se parliamo di energies arriviamo sui 47.000 euro,
quindi siamo un pochino più in alto. Ci stupisce invece l'automazione industriale, che è uno dei segmenti dei cosiddetti consumer goods. Lì parliamo di una media di circa 50.000 euro lordi annui. Tra i giovani, sempre secondo Istat, la disoccupazione è al 27,7%. A quali settori devono rivolgersi millennials e Gen Z nella ricerca di lavoro? Sono degli ambiti nei quali i giovani non solo possono trovare lavoro, ma sono aree nelle quali le aziende fanno fatica a trovare dei giovani. È scontato, però è importante che i giovani capiscano che oggi il mondo digitale dà veramente tante opportunità, anche con degli ingressi attraverso degli stage. Il nostro consiglio infatti è quello di dire, se in questo momento non hai, come dire, un'expertise tale da giustificare un ingresso senior, comincia, entra in un'azienda digitale e se non hai tutte quelle caratteristiche magari studia un po', perché ci sono tantissime opportunità, appunto, ripeto, a partire da stage per i primi contratti. Altro tema è quello della logistica. Anche la logistica è uno di quei settori che investe molto nella formazione, pertanto accetta molto volentieri delle figure altrettanto giovani. L'ultimo dei settori che sicuramente è sempre stato aperto ai giovani, quindi ci stupisce un po' meno, è il mondo tecnologico e tecnico in generale, quindi anche tutto il mondo dell'ingegneria, che molto volentieri accetta figure neolaureate, anzi è sempre a caccia di talenti in tal senso.